perché ci sono dei grossi problemi sul reclutamento di personale. Sono problemi che vanno a intervenire gravemente sul mantenimento dei livelli assistenziali, sulla cosa che purtroppo lamentiamo, poiché non sta avvenendo nella nostra ASL. Abbiamo il problema degli infermieri, abbiamo il problema di tutti gli altri figure carenti, tutte le altre figure carenti, i collaboratori sanitari, tecnici di laboratorio, di anatomia patologica, tecnici della prevenzione, tecnici di radiologie, ostetriche, assistenti sociali. Quindi abbiamo una grossa carenza di personale nell'ambito della filiera che fa degradare l'assistenza sanitaria e questo non è tollerabile. Abbiamo una serie di persone che sono all'interno dell'azienda come comandati, che hanno il diritto alla stabilizzazione. Abbiamo all'interno dell'azienda una serie di persone a part time che hanno ancora una qualifica di esaurimento che devono avere una trasformazione per quelle categorie che sono inserite nei contratti. Abbiamo grossi problemi di carenza di personale per quanto riguarda l'ausiliariato e la logistica. È il momento di cominciare a fare sul serio, è il momento di riprogettare le attività determinando un adeguamento delle dotazioni organiche al fabbisogno assistenziale e oggi l'Assemblea tenderà di delineare una strategia e percorsi condivisi da poter domani sul tavolo tecnico poter proporre all'azienda proponendolo. Tutti quanti noi ne prendiamo chiara contezza e che nella trasversalità delle competenze, nelle svariate tipologie contrattuali che ci sta in un'azienda, o si riesce a integrare il processo in maniera trasversale sulla filiera, oppure ognuno di noi, preso singolarmente, non è nessuno, è impotente e viene scavazzato. Il problema, ecco, è proprio rispetto a questa fattispecie che noi, comunque istanze di legittimità e di diritti dei lavoratori. Per quanto riguarda i comandati, sono il diritto a vedersi stabilizzati, il rispondivo diventa più bravo e chiunque prende contatto parte dal tessuto esperienziale di quella persona e si proietta in un ulteriore bagaglio di esperienza. Allora il problema vero è che si stanno attivando delle procedure di reclutamento che vanno proprio a una carriera, l'utilizzo di mobilità che va a contrastare gravemente quello che effettivamente l'attuale stato dell'ausiliariato. È evidente che per quanto riguarda la questione degli infermieri, guardate, ve lo dico, bisogna trovare un percorso che vada alla stabilizzazione senza alcun confronto diretto con le procedure di mobilità. Mi spiego, se io ho 50 infermieri da stabilizzare all'interno della struttura e ne devo prendere altri 40, con gli altri 40 li prende la mobilità, con il primo problema stabilizza i 50 che ci sono dentro. E la ragione si potrebbe trovare, poiché io, azienda privata, che ho una persona che lavora da 4-5 anni nella filiera, che ha preso competenze, ha capito la cosa come funziona, sono uno stupido se lo sostituisco con un altro che addirittura non ha esperienza, soltanto vincitrice o vincitore di un concorso clientelare presso un'azienda, perché noi abbiamo il paradosso, mentre il TAR dice che non si possono fare ulteriori prove per far entrare le cose, tutte le altre parti, non sull'ASL Salerno, perché impuglieremo anche quella di Libra se dovesse capitare, perché la legittimità e la trasferenza significa che cosa porto io, che cosa porti tu, e se io porto qualcosa in più vuol dire che io vado in più. Questa è la trasparenza dei percorsi. Quindi trovare per tentare di stabilizzare. Io sono anche disposto a trovare una mobilità rispetto alla quale dico, fino a quando tu non avrai la definizione concreta e coerente della dotazione organica, da questo momento non fare più 42 bis, quelli che stanno dentro cerchiamo di stabilizzare e poi puoi utilizzare quelle graduatorie. Se non vi è questa certezza, per quanto mi riguarda, la modalità è quella di sensibilizzare attraverso una manifestazione che abbia un target specifico, non deve parlare i sindacati se non per far capire che sta succedendo, non devono parlare gli operatori se non per far capire che sta succedendo, ma fondamentalmente devono parlare i figli di queste persone che saranno costretti a vedersi le famiglie. È meglio che anche i bambini di 6 anni lo possano dire in faccia che non uscirà. Per quanto riguarda il problema degli ovvero, non lo pare che ci sia nessuno, poi allora devi sapere che ci sta la 220 che dice quando si fanno i concorsi il 30% mi serve di dire, no? Però io faccio in mobilità e mi serve di dire, a cui all'interno. E questo lo dobbiamo affermare, perché poi non è possibile che debbano venire da altre province persone a lavorare qui, mentre chi ha dato già la vita all'interno di questa azienda si vede estromesso allora, in qualche allora, modo. Rispetto, ma soprattutto nell'azienda dei ruoli che per assicurare quella mobilità lo sappiamo tutti cosa. Sì,
siamo fortemente contrari. Buongiorno. Siamo fortemente contrari per questa ragione, ci vediamo allora, insieme. Il problema è o si riesce a contemperare il processo in un percorso condiviso che ha un termine, cioè io non sono contrario, no, a prescindere all'utilizzo di, se tu mi garantisci il percorso che abbia quel percorso di valorizzazione, quindi bisogna stabilire insieme questo percorso. Voglio capire su 5 mesi che i punti erano già fatti, erano c'era pagato, scappato e la prima tranche, poi la seconda tranche doveva partire gli ospedali, tutto quanto nella famiglia di Battipaglia, Valle della Lucà e Polla. Se a me chi si fa fatto 5 mesi, ricordiamoci che la gente non è finita là, tra la guarda, e se chi si ha a sinistra che te lavora per noi, non dirà che si chiama, per cominciare a il problema allora, è che io stamattina, pure questa cosa qua, facciamola più, però io ci vengo incontro con la coppa, il commissario con Darice, perché io il problema è tu ti stai creando questo problema, i conti sono stati già fatti, tu la metti sulla fine e lo può fare, per adesso. Perché non c'è perché guarda una questione di provvisorietà, che noi abbiamo comunque un grave disagio. E tra le altre cose, noi siamo, e su questo io... No, è la prima, questa qua è la prima tranche di adesso. Poi c'è stata, secondo me, che sta di ospedale, tipo Rivetricida. Non ci vuole mai mettere, non si può fare. Ma infatti, noi l'abbiamo inserito noi in Battipaglia subito. È mostrato noi, non è che voi... Purtroppo è partita, c'è questa cosa, se non fai partire la prima tranche, chi è questa situazione? È già una cosa vecchia, è mai affermato. Poi siamo stati noi che devono partire, Battipaglia, Valle della Lucà, poi ci sta quell'altro ospedale che si sta vicino a noi, Polla, lo stesso, Sabbia, questo. Però si mette che sta certo. Perché qui si stanno creando, ve lo dico senza problemi, sapendo che, voglio dire, orticelli. Si stanno creando gli orticelli politici, ci sono uno scavacco sulle competenze e sulle professionalità, perché i nostri amici, voi chiamate i comandanti delle loro linee, così che i comandanti, purtroppo, molte volte, per accontentare, per stare in quei presidi ospedalieri, devono fare mansioni che non gli competono e che creano dei rischi, perché loro non possono sollevare un ammalato, non lo possono trasportare, non possono fare queste mansioni che invece sarebbero degli ossi. Noi vogliamo fortemente che siano integrate nell'organico, perché altrimenti ognuno di loro rischi. Hanno fatto facchinaggio. Allora, onde evitare, presso al Covid, onde evitare lo scavanco delle professionalità, noi vogliamo sapere il destino di questa sanità, come vuole operare sul territorio e insieme la funzione pubblica e la parte, diciamo, privata, che vige comunque sugli impianti ospedalieri, deve avere un quadro complessivo di come devono andare le cose. Perché noi non possiamo promettere e mancare con i nostri associati, credo che la stessa cosa voglia fare Pietro per quanto riguarda le proprie istanze. Mai periodo è più proficuo per metterci insieme, perché tra un anno ci saranno molti appalti e ci saranno molti squilibri se non riusciamo a riportare la questione nel suo ovvio naturale. Queste sono delle ragioni che ci vedono insieme, perché noi non ci conosciamo, perché voi appartenete al mondo privato, pubblico, noi apparteniamo al mondo privato, però stranamente noi confidiamo sotto la stessa casa. E allora è bene che le problematiche dell'uno e dell'altro vengano sposate e vengano portate avanti. Questo ci può solo rafforzare, perché individualmente è chiaro che ci rendiamo deboli. E poi, onestamente, attingere da queste graduatorie, persone che arrivano da 70-80 km di distanza e ci creano un assenteismo con un ulteriore aggravio, come dire, di organizzazione, non vogliamo. Anche per fermare quelli che ci stanno già da una vita, stando qua dentro, hanno acquisito la professionalità e potrebbero concorrere eventualmente anche dal settore privato ad entrare nel settore pubblico in qualche maniera. Per cui, noi siamo per chiarire quelle che sono le posizioni, le necessità e la nostra attività un po' più dignitosa, perché questi lavoratori da questa parte, poi ripeto, mi permetto di dire, sono un po' più schiacciati perché non conosco la vostra realtà. Poi potrebbe essere simile, attenzione, allora maggiormente dobbiamo tenerci per mano e cercare di andare avanti in un'unica direzione. Di frequenza. È cambiato la vedra del tribunale, danno sempre torte dipendenti, non so perché, ma questa è la realtà. Oggi, in questo momento, è questa. Quindi noi dobbiamo l'unico trovare una quadra
con l'amministrazione, nella quale diciamo: guardate, voi avete delle esigenze, noi abbiamo delle esigenze. Se le esigenze hanno un punto di convergenza, di unione, siamo d'accordo, firmiamo un accordo e andiamo avanti. Ma è l'unica soluzione, perché se andiamo muro contro muro non andiamo da nessuna parte. Quindi va bene tutto quello che dite, fare manifestazioni, far parlare i bambini, eccetera. Cioè, una quadra con loro e andiamo allo scontro. Abbiamo ferite da una parte e dall'altra. Se non è stato vinto, ma potrebbe essere pure una farsa, tipo... E a prima che io problema ce ne facciamo un altro, ma 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 facciamo un altro,